People by Luciano Soprani. The new fragrances for men and women. Nel selvaggio West, quello che conta... Siete un pistolero da strapazzo. ...è essere il più veloce. E uno come sa di esserlo? Sfida il migliore che ci sia. Non devi dimostrare chi sei a questa gente. Non voglio uccidervi, siete troppo giovani. Glenn Ford. Sfida oltre il fiume rosso. Sabato sera alle 20:30 su TMC. C'è un nuovo modo di bere il tè caldo. È Lipton Santé. Tutto il sapore della frutta fresca in un tè caldo. Lipton Santé. La frutta dà più gusto al tè. Vivi l'effetto Lipton. Amici, ecco i Viva 2000! Super sorprese solo per questo Capodanno! Il jukebox suona davvero! La torta si illumina! Facciamo festa insieme! Che effetti speciali! Con Kinder Sorpresa il 2000 vi darà solo belle sorprese! Con internet il mondo è più vicino. Con Virgilio è più bello. Virgilio.it. Open this world. Per partecipare ogni mese all'estrazione di una delle 5 nuovissime, bellissime Audi TT Roadster, bastano 5 tappi di Campari Soda. Accetti lo scambio. Your attention please. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the new millennium. Per te esiste solo lei. Dimostrale che l'amerai per altri 1000 anni. Un diamante è per sempre. The Beers. Gabriele Salvatores presenta Viva San Isidro. Vuoi? Sì, grazie. Benvenuti Pocket Coffee Football Stars agli Universe Cup. Qualche minuto per il riscaldamento. È attesa la squadra avversaria. Alien United, dove siete? Alien United. Giochiamo? Potevo offrirgli un pocket coffee. Sergio Soldano. Lo stile italiano nel mondo. Pellicce, prêt-à-porter, cosmetici, profumi, con sottile seduzione. Sergio Soldano. Firma il tuo tempo. Da oggi con Wind entrate in internet e clicca. Gratis. Sia dal telefono sia dal telefonino. Wind, tecnologia e trasparenza in un'unica soluzione. Ridammi la fanciulla o ti spezzo la punta. Ogni volta che mangi c'è un pericolo che incombe. Perché il pH della bocca scende nell'area di attacco degli acidi. Masticare Vividenx Elite riporta il pH a livelli ottimali. Vividenx Elite aiuta a prevenire la carie. La vuoi sentire una storia? Vuoi dire che Otello e Desdemona si sono sposati anche se il vecchio non voleva? Sono partiti con tutta la band, anche con Iago. Il peggior sassofonista di tutta Venezia. Io odio il Moro. Iago ha messo in testa Otello che Desdemona gli fa le corna con Cassio. Guardatevi dalla gelosia. È un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre.
In nome di Dio, voi mi insultate a torto. Io ti ucciderò e poi ti amerò ancora. E alla fine l'ha uccisa? No, Otello ha creduto a Desdemona e ha cacciato Iago dalla band. I nuovi telefoni cellulari Telit. Tutta la fragranza della verdura appena colta diventa Natura Viva Knorr. Il passato pronto da gustare. Natura Viva, tutto gusto e niente conservanti. Knorr, innamorarsi in cucina. Quando è ora di aperitivo, cosa è più buono di Aperol Soda? Il frutichino? Aperol Soda, questo sì che è gusto giusto! Le tre sorelle in tournée fino a febbraio, ma sabato alle 13.30. Non ridere, Amanda, su Tele Monte Carlo. Ciao. Mariangela, Chiara, Amanda, souvenir di Talì da Tolentino, ma poi in tournée fino a febbraio. Ciao. Ciao. Tifo by Luciano Sofrani. The new fragrances for men and women. Una bellissima giornata può di colpo trasformarsi in un giorno da dimenticare. Perché devi vendere. Sto per perdere il posto, ho un sacco di debiti. Sai che faccio a chi è sotto di 20.000? Lo faccio secco. Oh, merda. Sentite tutti quanti, se no vi ammazzo! Come te la passi? Sto per morire e mi sono cacato sotto. Allora, che vuoi? Allora, rispondete! Tim Robbins, Robin Williams. Sono la ragazza di Joy! E tu ti fai questa? Mia moglie e sua moglie? Dove trovi il tempo per vendere le macchine? Cadillac Man, venerdì sera alle 20.30 su TMC. Splendida giornata! Se avete un marito che al mattino non ha appetito, che scappa alla sola idea di fare colazione, potete legarlo ad una sedia oppure convincerlo con le buone. Yogo Brioche Ferrero è preparata con tanto yogurt cremoso e meno grassi, per un gusto così morbido e semplice che non c'è marito che possa resistere. Rimarrà un solo problema: convincerlo ad uscire di casa. Yogo Brioche Ferrero, la prima colazione irresistibilmente morbida. Sapersi orientare nei mercati finanziari e assicurativi è difficile. Per fortuna c'è qualcuno pronto ad aiutarti. Per scegliere il meglio delle opportunità in tutti i mercati del mondo, BNL è sempre con te. Gestione del patrimonio personale. Con BNL non sei mai solo. Papà! Zino! Un altro crudino e tre caramelle. Subito, Colombo. E a chi le diamo queste caramelle? Alle mie figlie. La Nina, la Pinta e la Maria. Lei sì che è una santa, non come la madre. Perché? La madre... ha salvato le ancore! Deve stare con uno di Monte Carlo, pieno di palanche. Beh, sta bene. Beh, l'Anse sta bene. Ha trovato l'America. Crudino, l'alcolico biondo fa impazzire il mondo. Sylvester Stallone è Rambo. Rambo 2, la vendetta. Mercoledì sera alle 20.30 su TMC. Care italiane, cari italiani, come state? Io bene, grazie. Come dove sono? Ma non li leggete i giornali? È partita la privatizzazione di autostrade, una nuova interessante opportunità di impiego del vostro risparmio. È il momento di fare un salto in banca per informarsi su come acquistare le azioni dell'offerta dal 29 novembre al 3 dicembre. Arrivederci. Autostrade, è l'Italia che va. Ma come siete ancora lì? Adesso arriva. Non saluta.
Dice posta, giornali, telefonate. Entra in ufficio e sbatte la porta. A meno che... Dai che lo prende. Sì. Raffaello, dolce e lieve, candida bontà che parla alla tua bocca e alla tua anima. Sonia, begli orecchini. Grazie. Effetto Raffaello. Raffaello, bianco come la bontà. Io, l'ombra che ando via, costeggiando il muro o restando lì. L'uomo che cercò la sua profezia, dritto nel futuro. Vai. E poi si smarrì. Suono di tanta, io ci ballo su da tutta una vita. Vai. Vai. Nell'irrealtà dell'immenso dono del mio cielo a metà. Italy, per sempre. Sarà una nuova età. Napoli. O solo un'altra età. Il volo di un eterno istante. Buongiorno, ingegnere. Un po' in ritardo oggi, eh? Il solito! La! E olle! Ah, ragazzo! ProRaso, barbiere a domicilio. Bella la compagnia! Gli amici? Pochi ma buoni! O tanti ma cattivi! Magari una donna! Sì, volendo un buon libro! Certo che allora... Una donna! Prendi una decisione chiara! Sambuca Molinari, chiara e decisa! Cambio della vecchia pelliccia valutata fino a 6 milioni. Gruppo Alta Italia, Bairamello, Andorra, Liguria. Per partecipare ogni mese all'estrazione di una delle 5 nuovissime, bellissime Audi TT Roadster, bastano 5 tappi di Campari Soda. Accetti lo scambio. Questa carneficina ti fa perdere ogni ritegno morale. Perché lo fai? Sento che questa è la prima cosa vera che faccio nella vita. Ok, ti farò da corriere, Johnny. Sognavano il loro riscatto. Si sono risvegliati in un nuovo incubo. Dove ti ho chiesto? Nick Nolte, i guerrieri dell'inferno. Domani sera alle 22:30 su TMC. Tifo by Luciano Sofrani. The new fragrances for men and women. Volete perdere peso? Rivolgetevi a Renato Pozzetto e Carlo Verdone. Va giù, va giù. Prima della cura anche la nostra cara infermiera era come voi. Soddisfatti o rimpinguati? La testa. Per il ciclo Adriano & Company, 7 kg in 7 giorni. È tutto grasso che... Cala! Martedì sera alle 20:30 su TMC. È chiaro che queste persone non hanno la forfora, si vede dal piacere che provano a toccarsi i capelli, giocarci. Ecco perché io consiglio ai miei clienti di non lasciare spazio alla forfora. Oggi c'è il nuovo shampoo antiforfora Head & Shoulders. Con gli shampoo normali la forfora ritorna. Head & Shoulders, usato regolarmente, non lascia nient'altro che splendidi capelli. Senza forfora riscopri il piacere di giocare con i capelli, accarezzarli. Con quale altro shampoo puoi sentirti così? Nuovo Head & Shoulders, capelli senza forfora belli da baciare ogni giorno. Tantum Verde presenta la famiglia Boccasana. Oh no, hai mal di gola. Mamma, lo usi da sempre. Almeno leggi le istruzioni. Tantum Verde colluttorio, puro per il mal di gola. Diluito con acqua per l'igiene orale. È un medicinale, leggere attentamente le avvertenze e il foglietto illustrativo. Per far crescere le famiglie dobbiamo dare loro un contributo concreto. Per questo, noi concessionari Volkswagen oggi vi offriamo una Golf Variant a un prezzo del tutto eccezionale. Perché anch'io so cosa vuol dire essere un padre. Mamma,
Papa. Mamma. Dove il sole scandisce le giornate, Cirio firma il suo accordo con la natura, scegliendo i terreni migliori per coltivare i suoi prodotti. Solo così la bontà naturale diventa una bontà Cirio. E la passata rustica è più polposa, come fatta in casa, più Cirio. E solo la bontà naturale di Polpa d'Oro fa la tua pizza più saporita, più gustosa, più Cirio. Passata rustica e Polpa d'Oro. Più sono Cirio, più sono buoni. Avete un processore Pentium 3? Abbiamo creato per voi il servizio Intel Web Outfitter. Un sito web in esclusiva per farvi vivere internet alla grande. Potrete godervi i migliori siti musicali, ritoccare le vostre fotografie, scoprire astuzie e strumenti per ricavare di più da internet. Il servizio Intel Web Outfitter. Iscrivetevi al volo. È gratis sul sito intel.it. Vendi casa? Immobili Dream ti offre tutto. Esperienza, professionalità, trasparenza, sicurezza e la certezza di vendere in contanti e in tempi brevi. Per questo ed altro scegli Immobili Dream, l'unica società per azioni che risponde a tutte le tue esigenze. Telefona subito all'Immobili Dream alla sede di Roma allo 06 85 49 911 o alla sede di Milano allo 02 54 10 8344. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Ti dirò che tu mi piaci, ti dirò. Io ti dirò che tu mi piaci, ti dirò, ti dirò che mi baci. Mi puoi dare la vita, così la speranza che non muore. Quello che cercate nel parmigiano reggiano sarà difficile trovarlo altrove. Filmerà tutto per 2 mesi fino al saggio. Ce la farai? C'è ancora 1 mese. Un periodo di affaticamento e ti senti completamente scarico. Quando sei debilitato o hai carenza di vitamine, Supradin, il multivitaminico ad alto dosaggio di vitamine con minerali e oligoelementi che aiuta a ricaricarti e a tornare in forma. Supradin ti ricarica. È un medicinale. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. C'è un nuovo modo di bere il tè caldo. È Lipton Sun Tea. Tutto il sapore della frutta fresca in un tè caldo. Lipton Sun Tea. La frutta dà più gusto al tè. Vivi l'effetto Lipton. Questo film vi è presentato da... Chi è il leader mondiale nella produzione diesel? Isuzu. Finalmente anche in Italia. Tecnocasa. La tranquillità di fare centro. Ci sono segni che ti fai per piacere. Altri invece. Gambaletto Evolve System. Disponibile in 2 taglie diverse per vestire le gambe perfettamente, senza stringere. Evolve System, un'esclusiva filo d'oro. Buongiorno ingegnere, un po' in ritardo oggi, eh? Il solito! La! E olle! Ah, ragazzo! ProRaso, barbiere a domicilio. Guido per il mare luce! Telefono! Pronto? È il Monte dei Paschi, c'è il signor Tino? Sì, sì, mi dica. Il suo stipendio è stato accreditato. E la pensione integrativa? Tutto a posto. Ah, mi ha dato proprio un buon consiglio sul fondo pensione Paschi Previdenza. Ehi! Con la mia pensione futura un po' di soldi in più mi faranno comodo. Tino, basta con le telefonate o ti mando in pensione dai pescicani. Monte dei Paschi di Siena, conti perché non sei solo un conto. Prima dell'adesione, leggere attentamente il prospetto informativo. L'ombra che ando via, costeggiando il muro o restando lì. L'uomo che cercò la sua profezia, dritto nel futuro. Vai. E poi si smarrì. Suono di tanta, io ci ballo su da tutta una vita. Vai. Io resto qua
spy. Nell'irrealtà dell'immenso velo del mio cielo a metà. Italy, per sempre. Sarà una nuova età. Napoli. O solo un'altra età. Il volo di un eterno istante. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantone. Non sei la luce, manca, dove tu sei. Altissima, purissima, levissima. Per far crescere le famiglie dobbiamo dare loro un contributo concreto. Per questo noi concessionari Volkswagen oggi vi offriamo una Golf Variant a un prezzo del tutto eccezionale. Perché anch'io so cosa vuol dire essere un padre. Mamma. Papa. Mamma. Con internet il mondo è più vicino. Con Virgilio è più bello. Virgilio.it. Open this world. Sergio Soldano, lo stile italiano nel mondo, pellicce, prêt-à-porter, cosmetici, profumi, con sottile seduzione. Sergio Soldano, firma il tuo tempo. Non bevevo Jägermeister perché non so perché. Jägermeister, c'è sempre un perché. Signori, io sono il fio naturale di Elvis Presley. La cultura è la cultura. Rosa Rose, settimanale di Arte Varia. Domenica sera alle 22:40 su TMC. La procura di Lago Negro ha chiesto il rinvio a giudizio del cardinale Michele Giordano, associazione a delinquere finalizzata all'usura e usura, tra i reati contestati al vescovo di Napoli. Da domani nuovi rincari della benzina, in fumo quasi tutto lo sconto fiscale concesso dal governo e l'inflazione torna a salire, più 2% a ottobre. Arrestato un giovane militare, ha confessato di aver venduto l'ecstasy all'amico di Yannick, il ragazzo ucciso da una pasticca. Nascondeva in caserma più di 700 pastiglie, ora gli inquirenti puntano ad un livello più alto. Un compromesso sulla Cecenia salva il vertice dell'OSCE a Istanbul dopo l'irrigidimento di Yeltsin, irritato dalle critiche dell'Occidente. Buonasera e benvenuti al telegiornale di TMC. A conclusione delle indagini su un giro di usura nel Potentino, la procura di Lago Negro ha chiesto un rinvio a giudizio del vescovo di Napoli, cardinale Michele Giordano. Si ipotizzano i reati di usura, associazione a delinquere e appropriazione indebita. Sono sereno, aveva detto in precedenza il cardinale Giordano, perché sono pulito dentro. Il servizio di Antonella Galli. Un'inchiesta durata 2 anni e mezzo, 64 persone coinvolte, tra queste l'alto prelato Michele Giordano, cardinale di Napoli. Fino a ieri indagato, per lui oggi la procura di Lago Negro ha emesso una richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse sono quelle di partecipazione all'associazione a delinquere, finalizzata all'usura, concorso in usura continuata e appropriazione indebita. Queste le conclusioni dei magistrati di Lago Negro dopo le indagini preliminari. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda anche il fratello del cardinale Mario Lucio, già finito in carcere, il nipote Nicola e l'ex direttore del Banco di Napoli di Sant'Arcangelo Filippo Lemma. Per altre 40 persone è stata invece chiesta l'archiviazione. Secondo i magistrati, dunque, anche il cardinale farebbe parte di un'organizzazione che offriva prestiti a persone in difficoltà finanziarie, persone che avevano rapporti con l'agenzia bancaria diretta da Lemma. Gli interessi richiesti sfioravano il 300%. Secondo gli inquirenti, il cardinal Giordano sarebbe stato il finanziatore della cosiddetta cooperativa di credito, dalla quale si sarebbero sviluppate tutte le attività di usura, un giro miliardario.
Nuovo arresto a Brescia nell'inchiesta sulla morte di Yannick, il ragazzo di 18 anni stroncato da una pasticca di ecstasy. In carcere è finito un militare di leva, il servizio di Gui Chiappaventi. È un altro anello della catena dell'estasi che ha ucciso Yannick, l'operaio di 18 anni morto in discoteca per una pasticca da sballo chimico. Giuseppe, 22 anni, militare di leva, aveva nascosto 730 pasticche di estasi dentro uno scatolone nel sottoscala del distretto militare di Brescia. Una precauzione decisa all'indomani della cattura di Alessandro Zani, il ragazzo scarcerato oggi, che aveva venduto a Yannick la pasticca mortale. Zani aveva comprato una manciata di pastiglie dal soldato arrestato oggi e c'è il sospetto che sia la sua la droga della morte. Giuseppe per ora non è indagato per omicidio. La procura di Brescia gli contesta soltanto il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il ragazzo però è schiacciato dai sensi di colpa e pensa di essere uno dei responsabili della morte di Yannick. Il militare aveva comprato 800 pasticche di estasi, le aveva pagate 8 milioni e voleva rivenderle a una quindicina di milioni. È un pesce piccolo nel grande mare dell'estasi. Verrà interrogato nei prossimi giorni e i magistrati sperano che possa aiutarli a salire di livello nella scala dello spaccio. È chiaro che è una sorta di piramide che ha un proprio vertice e quindi dobbiamo salire sempre di più verso i maggiori responsabili, che sono le persone che guadagnano e speculano e completamente si disinteressano del danno che procurano ai poveri consumatori. Economia, il costo della vita continua a salire. Secondo i dati Istat, in ottobre l'inflazione è cresciuta del 2% su base annua e dello 0,4% rispetto al mese precedente. Il servizio di Claudio Pavoni. Il governo getta acqua sul fuoco, nessun allarme, rassicura il ministro del lavoro Salvi, e il ministro dell'industria Bersani non mostra segni di apprensione, ma quella cifra tonda del 2% fa impressione e preoccupa più di quanto non lasciano trasparire le dichiarazioni ufficiali. La ragione c'è: il contenimento della spesa pubblica, il recupero di evasione fiscale, il rigore della finanziaria, insomma tutte le virtù del governo D'Alema potrebbero essere spazzate via ad un colpo se il numero dell'inflazione si mettessero a rincorrersi come ai vecchi tempi. Ma c'è veramente questo pericolo? Il ministro del lavoro fa capire che la linea Maginot del governo è già pronta. Agiremo contro i cartelli, cioè gli accordi sottobanco fra operatori concorrenti, a partire dal settore petrolifero e da quello bancario, dice Salvi. Giuliano Amato ha già messo nel mirino le polizze assicurative e Bersani ha quasi promesso che le 30 lire di sconto sulla benzina verranno prorogate. Ma sullo sfondo c'è l'incognita petrolio, con il greggio che potrebbe raggiungere i 30 dollari al barile, e all'orizzonte c'è il rinnovo dei contratti, metalmeccanici in testa, con il rischio che la spaccatura fra Cofferati e D'Antoni si trasformi in una corsa al rialzo. L'allarme inflazione non c'è, ma è come se ci fosse. A far crescere l'inflazione anche l'effetto petrolio, e da domani scatteranno nuovi rincari della benzina e del gasolio. Le compagnie petrolifere hanno iniziato ad adeguare i loro listini al rialzo del greggio, aumentando oggi i prezzi consigliati di benzina verde, super e gasolio di 10 lire. Oltre all'AGP e all'IP, l'ERG ha aumentato di 5 lire anche il prezzo del GPL. Con quest'ultima ondata di rincari si è così quasi completamente azzerato il bonus fiscale concesso dal governo, che aveva portato ad una riduzione di 30 lire del prezzo dei carburanti. Si è sfiorata la rottura con la Russia nel corso del vertice dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in corso ad Istanbul. A salvare la situazione in extremis un accordo sulla Cecenia, aggiunto dopo una giornata di tensioni fra Yeltsin e Clinton. Sentiamo Armando Sommaiuolo. Era l'ultimo grande vertice del millennio, ma al summit dell'OSCE questa mattina a Istanbul è invece approdato il fantasma della crisi cecena, e per almeno un'ora sembrava di essere tornati ai tempi della guerra fredda. Il presidente russo Boris Yeltsin, scuro in volto ma in ottima forma, che minaccia di andarsene. Il presidente americano Bill Clinton, perplesso e nervoso. Il capo del Cremlino non ha gradito le critiche occidentali sul suo modo di gestire la guerra in Cecenia. Poco prima il presidente Clinton aveva chiesto alla Russia di aprire nella Repubblica Caucasica un dialogo politico e una soluzione negoziale, non con i terroristi, aveva sottolineato il capo della Casa Bianca, ma con chi vuole una soluzione pacifica. La risposta di Yeltsin non si è fatta attendere.
Non ci sono né ci saranno trattative di pace con gli assassini, ha ribadito Yeltsin. Noi combattiamo contro dei terroristi e non ci sarà soluzione fino a quando non saranno eliminati tutti questi banditi. Non è servito nemmeno l'incontro successivo a calmare le acque. Davanti alle televisioni di tutto il mondo, Yeltsin e Clinton si sono stretti la mano e si sono scambiati pacche fraterne sulle spalle, ma come lo stesso Clinton dirà più tardi, Yeltsin non ha cambiato idea. La conclusione del vertice viene così rinviata domani, ma a firmare il documento finale non ci sarà il presidente russo. Yeltsin ha infatti anticipato il suo rientro a Mosca, lasciando il suo ministro degli esteri, Ivanov, a raccogliere i cocci. Poi, in serata, a sorpresa, la notizia. La Russia firmerà la dichiarazione in cui si concorda che la soluzione per la crisi nel Caucaso può essere solo politica. Caso Craxi sembra ormai certo, l'ex leader socialista sarà operato in Tunisia, ma l'equipe medica italiana che lo segue non ha ancora stabilito luogo e modalità dell'intervento. Il servizio di Silvia Resta. Fumo di Londra per Bettino Craxi dopo il parere negativo della Francia, che attraverso il portavoce del premier Jospin ha fatto sapere che un suo arrivo non è desiderabile. Craxi adesso prova la strada della Gran Bretagna. In queste ore i familiari valutano l'ipotesi di un suo trasferimento nella capitale britannica per l'intervento chirurgico a cui dovrebbe sottoporsi. Nessun commento da Downing Street. Fibrillazione invece negli ambienti legali londinesi. L'eventuale arrivo dell'ex primo ministro condannato porrebbe Londra al centro di una nuova controversia internazionale, un po' come il caso Pinochet, anche se è storia diversa. Intanto Craxi rimane in Tunisia, nella sua casa di Hammamet, condizioni stazionarie, oggi nuovo consulto medico, ma ancora nessuna decisione, né sul luogo né sul tipo di intervento, anche se il medico tunisino, che da 3 anni lo tiene in cura, manifesta seri dubbi sulla necessità di un'operazione. Da parte della giustizia italiana, infine, un'altra decisione di revoca dell'ordine di cattura nell'ambito del processo Enimont. Nel caso Craxi volesse venire in Italia per curarsi, potrebbe essere piantonato in un ospedale a sua scelta. Un'ulteriore apertura rispetto alla decisione di un'altra sezione del Tribunale milanese che aveva disposto gli arresti al San Raffaele, ma i familiari di Craxi respingono l'offerta. Verrebbe solo da uomo libero, ripete la figlia, che avverte di tutto questo l'Italia dovrà pentirsi. E del caso Craxi oggi ha parlato il presidente della Commissione Antimafia, Ottaviano Del Turco, che ha definito un trattamento indegno e cinico da criminale comune che Craxi possa essere sbattuto in una stanza di ospedale come detenuto. Parole che non sono piaciute ad Antonio Di Pietro, che ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro di giustizia Diliberto. Di Pietro chiede al ministro se ritenga giusto che i magistrati vengano offesi in tal modo da un'alta carica dello Stato per aver considerato Craxi come un detenuto, considerando che egli è pur sempre un condannato definitivo e latitante. E in arrivo il bollino blu anche sui motorini, un protocollo d'intesa firmato oggi tra ministri dell'Ambiente e dei Trasporti, tra l'Associazione dei Sindaci Italiani e dei procuratori dei produttori di motoveicoli, obbligherà al controllo delle emissioni dei gas di scarico tutti i ciclomotori. Ed è in via di definizione anche uno speciale kit che servirà a vecchi e nuovi motorini sprovvisti di marmitta catalitica per mettersi in regola con le nuove norme anti-inquinamento. Siamo all'anticipazione dell'edicola, vediamo qualche titolo di domani, iniziamo dalla Repubblica. Sugli esteri, Mosca cede sulla Cecenia, il titolo della Repubblica. Mentre il Messaggero parla di un argomento in finanziaria, i carabinieri no all'elemosina, c'è stato un aumento che però il COCER definisce ridicolo, 18.000 lire lorde di aumento. Il Mattino, i prezzi corrono, l'inflazione vola al 2%, falsi invalidi, si sgonfia lo scandalo, restituite 8 pensioni su 10. L'Unità infine, Cecenia, Mosca si piega all'OSCE, il titolo, intervista a Romano Prodi, la Russia si rifugia troppo in se stessa, così si allontana dall'Europa. Fra 10 giorni uno dei luoghi di culto più famosi del mondo riaprirà al pubblico dopo il terribile terremoto di 2 anni fa, è la Basilica di San Francesco d'Assisi, servizio di Adalberto Baldini. Una corsa contro il tempo lunga 2 anni e 2 mesi. Quando queste immagini fecero il giro del mondo, il tesoro inestimabile della Basilica di Assisi sembrava perduto, ma per il recupero del patrimonio artistico del complesso francescano, i lavori cominciarono subito dopo il terremoto del settembre del 1997. Obiettivo della commissione speciale istituita dal Ministero dei Beni Culturali, la restituzione al culto prima dell'inizio del giubileo, e domenica 28 novembre la Basilica sarà nuovamente aperta al pubblico.
5.000 metri quadrati di affreschi da restaurare, 300.000 frammenti di intonaco recuperati e catalogati, 40.000 giornate di lavoro di manodopera altamente specializzata, una mole di lavoro eccezionale per una delicatissima opera di ripristino. Passata la fase dell'emergenza, complicata dal perdurare degli eventi sismici, nelle settimane successive al primo crollo, cominciò la messa in sicurezza del grande complesso architettonico che comprende, oltre la basilica, il Sacro Convento di San Francesco e l'insieme degli altri edifici dissestati. Poi, nella primavera inoltrata del 1998, si diede il via alla ricostruzione, durata circa 18 mesi fino all'ottobre scorso. È tutto, le notizie tornano nell'edicola della notte in onda a l'una. Grazie, buona serata. People by Luciano Soprani. The new fragrances for men and women. It is time to say goodnight to Napoli. There is time for us to whisper, buonasera. Souvenir d'Italy sabato alle 13.30. Pranzate con me, ma non un panino. Il nuovo rasoio Philly Shave Quadra Action ha un'esclusiva combinazione di microlamine e fori che elimina sia i peli lunghi che quelli corti con una sola passata. È impermeabile, si pulisce sotto l'acqua. Per una rasatura praticamente senza sforzi, che ti lascia più energia per altre cose. Nuovo Quadra Action da Philips. Tecnocasa, la tranquillità di fare centro. Ciao, sono Nick the Nightfly e vi presento la mia nuova doppia compilation. Si chiama The Nightfly 3. CD 1, Music for the Night, con Luz Casal, Philip Bailey con Pat Metheny, Sirs Chestnut featuring Anita Baker. CD 2, Music for Fantasy, per scaldarvi durante le lunghe notti invernali. Chiedete The Nightfly 3. La vuoi sentire una storia? Vuoi dire che Otello e Desdemona si sono sposati anche se il vecchio non voleva? Sono partiti con tutta la band, anche con Iago. Il peggior sassofonista di tutta Venezia. Io odio il Moro. Iago ha messo in testa Otello che Desdemona gli fa le corna con Cassio. Guardatevi dalla gelosia. È un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre. In nome di Dio, voi mi insultate a torto. Io ti ucciderò e poi chiamerò ancora. E alla fine l'ha uccisa? No! Otello ha creduto a Desdemona e ha cacciato Iago dalla band. I nuovi telefoni cellulari Telit. Scusi, perché si è fermato? Ci sono momenti nella vita di un uomo in cui deve rimanere solo. Cioè? Ma devo andare in bagno! Un gratte Vinci. Ma per caso ha preso un gratte Vinci? Sì, l'ho preso. È qua. Ma grattiamolo in diretta. No, guardi, non è il caso. Facciamolo per i telespettatori. Telespettatori, telespettatori! E si vince spesso. Certo, quando la fortuna ti dà una mano. Fatti dare una mano dalla fortuna. Gratta e vinci. Ti strozzo il pollice io! Con Italy di Omnitel puoi chiamare in tutta Italia, tutto il giorno, tutti i giorni, a sole 195 lire al minuto. Italy, per sempre. Tutta la fragranza della verdura appena colta diventa Natura Viva Knorr, il passato pronto da gustare. Natura Viva, tutto gusto e niente conservanti. Knorr, innamorarsi in cucina.
La scienza ha manipolato il predatore perfetto e lo ha reso più astuto dell'uomo. Grosso errore. Blu profondo. Uomini di San Isidro. Loro difenderanno la piccola San Isidro? O ci penserà lui? Viva San Isidro! Giovedì 25 novembre alle 20.30 e alle 23, in prima visione TMC. Cari amici, buonasera. La doppia proposta del film del giovedì è un evento, dal tramonto all'alba. È uno degli ultimi grandi manifesti giovanili. Basta citare l'autore, Quentin Tarantino. Per metà è un thriller, per metà è un horror. C'è Tarantino come attore ed accanto a lui George Clooney e Harvey Keitel. Buon divertimento! People by Luciano Soprani. The new fragrances for men and women. È un'operazione nel nord del Vietnam. Ricercare i prigionieri di guerra americani che sono ancora laggiù. È sicuro delle capacità psichiche di quell'uomo? Le voglio dire che Rambo è il miglior soldato che abbia mai avuto. Sylvester Stallone è Rambo. Rambo 2, la vendetta. Mercoledì sera alle 20.30. su TMC. Da Perugina un'emozione mai provata. Un cuore croccante, un'anima morbida, un guscio di cioccolato. Emozioni Perugina. Il cioccolato è solo l'inizio. Anche in tavoletta. C'ho un raffreddore per strada, ma sono contento. Sono queste giornate qua che vale la pena di fare sta roba. Queste sensazioni per vedere la barca volare sulle onde. Buongiorno ingegnere, un po' in ritardo oggi, eh? Il solito. E alle! Ah, ragazzo! ProRaso, barbiere a domicilio. Vendi casa? Immobil Dream ti offre tutto. Esperienza, professionalità, trasparenza, sicurezza e la certezza di vendere in contanti e in tempi brevi. Per questo ed altro, scegli Immobil Dream, l'unica società per azioni che risponde a tutte le tue esigenze. Telefona subito all'Immobil Dream alla sede di Roma allo 06 85 49911 o alla sede di Milano allo 02 54 103 44. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Mariah Carey, la voce più bella del mondo. Rainbow, il nuovo sorprendente album di Mariah. 14 nuove canzoni, un arcobaleno di suoni e colori dall'artista più amata di fine secolo. Rainbow, l'energia, il fascino, la sensualità di un album ai vertici delle classifiche mondiali. Su CD e cassette Columbia Sony Music. Dagli Stati Uniti, in prima visione TMC, la serie televisiva più sexy dell'anno. Sex and the City. Prossimamente, in prima visione TMC. Io, l'ombra che ando via, costeggiando il muro o restando lì. L'uomo che cercò la sua profezia, dritto nel futuro. Vai. E poi si smarrì. Suono di tam-tam, io ci ballo su da tutta una vita. Vai. Io resto qua. Vai. Nell'irrealtà dell'immenso velo del mio cielo. Per sempre. Sarà una nuova età. Napoli. O solo una
Avere il controllo della situazione, proteggere chi si affida a noi ogni giorno senza rischi, al lavoro come a casa, dove ci accoglie un calore buono e sicuro per riscaldare i momenti migliori. Zibro Camin, stufe portatili. Ciao, sono Nick the Nightfly e vi presento la mia nuova doppia compilation. Si chiama The Nightfly 3. CD 1, Music for the Night, con Luz Casal, Philip Bailey con Pat Metheny, Cyrus Chestnut featuring Anita Baker. CD 2, Music for Fantasy, per scaldarvi durante le lunghe notti invernali. Chiedete The Nightfly 3. Dove c'è Barilla, c'è casa. Bellissima giornata può di colpo trasformarsi in un giorno da dimenticare. Perché devi vendere. Sto per perdere il posto, ho un sacco di debiti. Sai che faccio a chi è sotto di 20.000? Lo faccio secco. Oh, merda. Senti tutti quanti, se no vi ammazzo! Come te la passi? Sto per morire e mi sono cacato sotto. Allora, che vuoi? Allora, rispondete! Tim Robbins, Robin Williams. E tu ti fai questa? Mia moglie e sua moglie? Dove trovi il tempo per vendere le macchine? Cadillac Man, venerdì sera alle 20:30 su TMC.